che soltanto al professor Navarro, che ha 7,8 anni, chiederei al giovane Colombo di fare delle domande. Infatti, se mi state parlando, no, che domande, ci arriviamo. Domande, posso fare? Volevo dare la parola a chi voleva intervenire. Sembra ridicolo, ieri per... Ieri per puro caso, 2 o 3 giorni fa, tanto che mi chiese fotocopia di un mio articolo datato 12 dicembre 2004, il consigliere Pugliese, che non so se c'è se in tavola, ma mi chiese fotocopia di quell'articolo datato 12 dicembre 2004, in cui chiedevo ai politici dell'epoca l'argomento Tubi Bonna. Adesso io chiederei al giovane consigliere giornalista Signola di chiedere agli addetti ai lavori della politica di Casoria chi c'era nel 2004. Certo, no, mi sembra che non ci sia c'erano né il dottor Amoruso e né il dottore Gatta. L'audiero potrà anche lui interrogarsi chi c'era nel 2004. Perché il problema tu ti voglio, guarda caso tu hai elencato date precise. In quell'epoca io, settimana di sera no, chiedevo di Tubi Bonna, dove per informare sempre i giovani presenti in sala, che quando fanno i convegni di architettura, caro professore Formata, la cosa più bella è giovane iscritta ad architettura. Tranne quello poi c'è poco di bello. In quel metri quadrati, Tubi Bonna informa Emilio e Francesco e anche il professor Formata, verranno messe tutte piante così. Tutti arbusti, anche le rose inglesi erano messe. Quindi al di là del se ci sta l'amianto, il cemento, il silicio o meno, non ci sta nessun progetto di parco pubblico. Tutte quelle belle cose che lei ha detto, per quanto riguarda l'argomento di Bonna, a cui adesso è scaturito l'interesse, invece noi eravamo di qua per, con molto piacere a sentire e per imparare cose nuove, viste le presenze, non ci sta nessun progetto di Rimo, e però sarei curioso di capire, di sapere e di conoscere, ma non io, che non so, sono iscritto, ma i giovani presenti in tavola, chi c'era nel 2004. Allora, ringrazio il direttore per il secondo assist della serata, perché prima mi ha fatto l'assist su Casoria Ambita, adesso mi fa l'assist sulla Tubi Bonna. Allora, a me fa piacere, cosa che ho detto già qualche settimana fa piacere che in città si è risvegliata da qualche mese un'anima ambientalista da parte di persone che per troppi anni forse non hanno visto o hanno fatto finta di non vedere. Però io sto qui ad occuparmi e a sobbarcarmi dei problemi di 10 anni fa e dei problemi, diciamo, attuali. E quando parliamo di problemi di 10 anni fa non parliamo solo della Tubi Bonna, ma parliamo anche della questione del Cantariello, parliamo della rete, parliamo delle varie aree. Allora, io giusto a completamento di quello che diceva il sindaco, anche perché poi a me dà fastidio, insomma, che stiamo un po' anche divagando nel tema, perché come sempre eravamo venuti qui per parlare di una cosa che poteva essere positiva, che poteva essere bella nell'interesse, diciamo, della nostra città, e come sempre in questa città le cose belle vengono sempre macchiate e mortificate. Però, onde evitare che qualcuno possa pensare che magari ci tiriamo indietro rispetto a questo argomento, francamente noi parliamo e abbiamo anche molto da dire, perché come ha detto il sindaco, questa è una questione che riguarda il 2004. Il sindaco ha dimenticato di dire che il ritardo di Napolitano, che a tutto si può dire, e qui ci sono anche dei tecnici di Casoria che sanno le condizioni in cui lavora l'ingegnere Napolitano, il ritardo di Napolitano è legato al fatto che si doveva prendere tutta una documentazione che era in essere dal 2004 presso ASL, ARPAC, provincia e regione, e oltre alla proprietà. Questo interesse da parte di Napolitano ha fatto suscitare la riapertura, tra virgolette, del caso, tant'è vero che siamo stati convocati dalla regione il giorno 15. Poiché noi non siamo assolutamente interessati, perché il cementificatore sindaco, che paradossalmente stasera viene a parlare di aree verdi, e il disambientalista Vignola, che quando fanno la caratterizzazione dei rifiuti al Cantariello e sa per scoppiare la bomba, che c'era pure Castaldo, era presente sul luogo, a differenza di altri che forse stavano pure a qualche bar a via Principe di Piemonte, o il disambientalista Vignola, che ogni mercoledì va alla Sappana a chiedere le 30 tonnellate in più di rifiuti per evitare che la città sia un'altra volta in emergenza, così come sta Napoli, così come stanno altre città, hanno passato la mattinata di San Mauro alla regione Campania, chiedendo solo ed esclusivamente una cosa: chiarezza. Ed emerge evidentemente dal verbale della conferenza di servizi della regione Campania, in cui il delegato regionale dice:
Ieri di data la conferenza mediante la necessità di seguire un riordino della documentazione degli atti prodotti per l'area di esame. Pertanto la società Palladino avrà cura di riordinare e trasmettere il 31/1/2013 a tutti gli enti invitati alla conferenza tutta la documentazione e le note inerenti. La Regione, una volta acquisita la suddetta documentazione, convocherà in tempi brevi una riunione tecnica al fine di concordare con gli enti di controllo il prosieguo dell'attività di bonifica. In questa parte qui si sottolinea che durante l'incontro intervengono a chiarimento e per richiedere ulteriori informazioni anche l'ingegnere Piumarelli di parte, il sindaco e il rappresentante della Regione. Allora, uno o è ambientalista sempre o non lo è. Se uno non si occupa dei temi ambientali, poteva tranquillamente mandare un delegato del comune, andava solo il dirigente dall'ambiente, andava lì e andava a chiedere, e lui diceva com'è andata? Il 15 mattina io e il cementificatore Carfora siamo andati personalmente, perché noi personalmente vogliamo appurare questa questione, e non abbiamo, lo dico in maniera chiara e netta, nessun interesse nei confronti di nessuno. Se qualcuno avesse qualcosa in contrario da dire, andasse alla Procura della Repubblica a denunciare sia il sindaco che l'assessore. Su questo io voglio essere chiaro e netto, perché non sono gli altri che non vogliono giocare sulla salute delle persone, ma sono io in primis, il sindaco, che è un medico e per coscienza fa questo dalla mattina alla sera, e tutta la giunta e tutta l'amministrazione comunale. Tant'è vero che i consiglieri comunali, appena abbiamo finito questa riunione, mi hanno chiamato e io vi ho dotti di tutta la questione così come sta, in maniera chiara e netta, perché noi non abbiamo niente da nascondere a nessuno. Che sia chiaro una volta e per tutte, non abbiamo da nascondere sul Cantarino, non abbiamo da nascondere sulla Tubibone, non abbiamo da nascondere sulla Rete, non abbiamo da nascondere su niente e su nessuno. A noi interessa che questa città funzioni in un certo modo, abbiamo qualche idea che può essere buona o che può essere negativa, che può essere criticata o che non può essere criticata, ma nessuno si può permettere di dire che questa amministrazione ha interessi a danno e sulla pelle dei cittadini di Casoria. Su questo lo dico in maniera chiara e netta, e mi sento di interpretare anche le parole del sindaco, che la si finisse una volta e per tutte di giocare con questi giochetti che si portavano 15-20 anni fa. Noi siamo in prima linea sul Cantarino, siamo in prima linea nell'emergenza rifiuti. Sul Cantarino vorrei ricordare la data, 2001. Siamo in prima linea sull'emergenza rifiuti, perché siamo in emergenza rifiuti, basta andare a 200 metri da qui a Napoli e ci sono un'altra volta le valanghe di spazzatura, e quindi nessuno si può permettere di, gli ambientalisti o lo si è sempre o non lo si è mai. Fatta questa piccola parentesi, vorrei ritornare al tema. Se c'è qualcuno che è interessato a fare domande o critiche rispetto a questa idea che è partorita questa sera, sono ben accesi. Eventualmente, perché ho visto anche che ci sono dei giovani tecnici, qui c'è il sito, c'è l'email dell'ufficio urbanistica, che è pianificazione@comune.casoria.napoli.it, alle quali potrete dare tutte le informazioni necessarie, e sulle quali potrete fare eventualmente qualsiasi tipo di valutazione critica o quant'altro. Io voglio chiudere, se non ci sono delle domande, dicendo questo. Questa sera per le... Prego, professore, prego. Niente, io innanzitutto mi fa molto piacere questa sera di avere appreso. Piano piano che c'è una certa età. Innanzitutto ringrazio per questo invito, mi ha fatto molto piacere conoscere le nuove idee che circolano nella comune di Casoria, e poiché sono un ambientalista là, io andavo tutti vicino a pescare trote, vado al mare a pescare, vado a cercare funghi, sto sempre nei boschi quando così, ma pure il tecnico, perché purtroppo le tecniche fanno differenza tra me e le pecore. A questo punto voglio soltanto dire una cosa, io ho apprezzato molto il fatto di la vita ciclabile, è una mia vecchia maniera, una mia vecchia idea, tanto è vero che andavo anche in bicicletta fino a pochi anni fa, fino a che non mi hanno investito per due volte. Allora dico, beh, forse è meglio che metto la bicicletta da parte, però se ci fossero dei percorsi protetti dai matti, dai sciocchi, dai gente che cammina così con la testa lì dietro,
forse sarebbe un bene per i ragazzi, per i giudici, per i vecchietti, per le famiglie che alla morte portano i ragazzi con le bici in giro cercando un posto tranquillo per vederlo. Ora però ho visto che i percorsi che voi state volete attrezzare, speriamo che riuscirete, sono un po' pestinetti, politici. Però ci sarebbe una possibilità, una proposta che fate tanti e tanti anni fa, ma purtroppo all'epoca c'era gente che o era sordo o aveva la testa per separare, non riesce per separare la testa, non si dice tanti tanti anni fa. E cioè di utilizzare i percorsi ARIN. Sono due percorsi ARIN molto belli che partono da via Brodolini, arrivano a via Michelangelo, ripartono da via Michelangelo, arrivano a via Petrarca, partono da via Petrarca e arrivano a via via Padula, e da via Padula a via Petrarca. Percorsi molto lunghi. E sono due piccoli corridoi, anzi veramente uno è abbastanza grande, forse in quanto è abbastanza ampio, che si potrebbe utilizzare. Quindi sono soli comunali, l'ARIN è una concessionaria, l'ARIN è una, ma non è che devono passare il camion, non ci devono passare i tir, ma noi siamo proprietari di quella zona, loro sono i concessionari. Secondo me, se c'è la volontà politica, se c'è gente che va all'ARIN e punta via a terra, la gente forse si deve convincere. Perché poi, vedete, io sono stato in Svizzera, sono stato in Inghilterra, i percorsi pedonali si possono fare anche quando si attraversano le strade, un semaforo a pulsante. Il ciclista che arriva e deve attraversare la strada per proseguire, preme il pulsante, sta qui, sta messo la macchina naturalmente, e lui va davanti. Ma poi dunque, questa pista di capi, se metti d'accordo con la procura, può perseguire per la procura, può arrivare a Castel Nuovo, è un percorso lunghissimo. Ma perché per le ferrovie dismesse si può fare e con l'ARIN no? Allora questa è una proposta che faccio, poi è a voi, è la vostra causa che non lo finisco. Per quanto riguarda il parco didattico, una bellissima idea, molto molto bella. Io conosco la zona della ex militare, c'è un Milano sopra, una volta del genere. E quella è una zona molto vasta, molto bella, tanto abbiamo Milano sulla sinistra, mi ricordo bene, e fare un parco didattico lì è bene, però ci sono delle zone intercluse, quelle là che fanno sull'asse di supporto, zone enormi, sono tutte circolari, ma là non si può fare un progetto per poter far sì che forse fare dei laghetti per le rane, per gli uccelli, per qualsiasi. Io ho fatto a Clemente sta qua, a Clemente presentai 3-4 anni, 5 anni fa, non è un progettino, un'idea, proprio per che posso dare, non so se si lavora agli altri, o la posso portare a proprio alla mia comunità, è un'idea. Perché non utilizzare quelle persone per fare dei giardini, per fare dei rifugi per gli uccelli, per gli animali, per fare, non lo so, qualsiasi cosa. Ho finito. Grazie. Se non ci sono domande? No. Prego. Una domanda breve.